Siamo con Raffaele Sannis nel post partita di Lugano-Losanna. Raffa, ha iniziato la partita col piglio giusto, trovando anche la rete d'apertura, contrario di martedì a Bien. No, sì, abbiamo iniziato bene, come hai detto te, mi è concesso poco, sono stati disciplinati, siamo portati in vantaggio. Niente, dopo il terzo tempo abbiamo avuto tanti minuti in 5-4-3, non siamo stati capaci a sfruttarle e niente, dopo loro hanno fatto pressione e niente, hanno vinto la partita, insomma. Come hai detto tu, il power play di nuovo, come anche già viene, è stato un problema, soprattutto in doppia superiorità numerica si è avuto quasi l'impressione che nessuno si prendesse la responsabilità di tirare. Sì, no, è vero, non sono stati per niente pericolosi, insomma, alla fine è chiaro, avevamo una grande occasione di allungare e invece niente, appunto, non sono stati neanche pericolosi, non è né tirato, niente, abbiamo fatto girare il disco così e niente, dopo lì è chiaro, loro hanno avuto il loro power play, hanno segnato, dopo hanno segnato ancora e insomma c'è poco da dire. A proposito di penalità, qual è il tuo giudizio sul nuovo metro che stanno usando gli arbitri dopo la pausa della nazionale, che porta a un gioco molto spezzettato, molte situazioni speciali e di conseguenza meno minuti in 5 contro 5? No, è chiaro, siamo un po' anche lì al limite, dopo delle volte fischiano, delle volte no, magari anche loro dovranno trovare le giuste misure, è chiaro che non è difficile tenere il ritmo appunto quando ci sono tanti power play inferiorità numerica, però ormai niente, dobbiamo convivere con questo, dobbiamo cercare di tirare meno bastonate, queste cose che fischiano e niente, insomma. Quelle arrivate questa settimana sono due sconfitte molto dolorose in quanto degli scontri diretti per il quarto posto. È ancora un obiettivo realistico adesso con Losanna a 9 punti e 2 partite in meno? Chiaro, era una settimana appunto importante, abbiamo fallito, ma niente, dobbiamo solo guardare partita dopo partita, adesso ne abbiamo ancora una domani, poi già subito da gennaio dobbiamo cercare di fare i più punti possibili, poi vedremo dove saremo. Con che spirito si va adesso a Zurigo, considerando anche le difficoltà incontrate in trasferta in questa stagione? Sarebbe sicuramente bello andare alla Schwenger con una vittoria, la testa un po' più libera magari. No, sicuramente domani dobbiamo dare tutto, prima di 2 giorni di pausa dobbiamo dare tutto perché abbiamo bisogno di punti, già appunto, già domani abbiamo un'occasione per vincere una partita e dobbiamo farlo.